Io sono Samuele, ho 21 anni e vengo da Soresina in provincia di Cremona. Io sono Rocco, ho 20 anni e vengo da Pavia. Mi chiamo Lucrezia, ho 29 anni e vengo da Milano. Io sono Vanessa, ho 26 anni e vengo anch'io da Milano. Posso chiedervi cosa fate, se studiate? Studiamo giurisprudenza in Cattolica. Anch'io studio giurisprudenza in Cattolica, sono al quinto anno. Io al momento lavoro nel marketing. Io studio all'università. Siamo due studenti di ingegneria al Politecnico. Sono uno studente di giurisprudenza e di conservatorio. È la prima volta che vieni in scala? Sì, è la prima volta. È la mia seconda prima e è il secondo anno che faccio l'abbonamento under 30. È monumentale, io non c'ero mai stata in 20 anni, ma bisogna farlo, bisogna venire una volta. Non è la mia prima volta in scala, sono abbonato alla Sinfonica, vengo sempre in loggione, quindi abbastanza abitué. Per noi è una tradizione perché è il quinto anno ormai che partecipiamo ed è sempre un'atmosfera di festa. Io sono appassionata d'opera, quindi ci vado spesso. No, sono già venuta diverse volte. No, anch'io più di una volta. Come ti sembra lo spettacolo? Per adesso mi sembra molto bello, le scenografie sin da subito sono state molto sorprendenti, molto belle. Finora molto interessante e cinematografica, ho notato tantissimi movimenti di scena molto coinvolgenti. È riuscita a cogliere anche gli aspetti che sembravano secondari ma in realtà secondari non erano, e quindi dare un'unicità al tutto, un'organicità che non spesso si vede in giro. Per me è sicuramente sempre una magia venire qui, già solo essere in questo teatro devo dire che è un privilegio, soprattutto che sia data a noi giovani la possibilità di assistere a un evento così importante per Milano e anche per il mondo. Bello, la Tosca la conoscevo, è realizzata benissimo, la scenografia è spettacolare, lei è bravissima, mi ha lasciato senza parole. Allora, io ho una preferenza per la Netrebko, quindi sono assolutamente contenta che sia tornata a cantare alla Scala e anche stasera sta dando sfoggio della sua bravura. Da pelle d'oca, mi hanno fatto emozionare un sacco, avevo le lacrime agli occhi, erano fantastici. Veramente spettacolare, questo movimento continuo fa vivere appieno veramente tutto quello che viene fatto sul palco, insomma, è veramente, veramente bello. Come avete acquistato i biglietti? Allora, io con l'abbonamento Under 30 e la prelazione per chi aveva l'abbonamento Under 30 Open. E anche lei. Anch'io. Allora, a dir la verità ho fatto tutto io su Ticket One, all'ultimo, proprio al minuto ero lì a riaggiornare la pagina perché ci tenevo tantissimo. Sì, ho fatto la fila la nottata, ho dormito fuori la notte, 12 novembre per i biglietti. Lei ha fatto la coda anche per me, in biglietteria tutta la notte. Complimenti. Ci siamo conosciuti in coda. Fosse ritornato il cavaliere Cavaradossi.